Un abbraccio carico di dolore con i loro parenti, quello di Attilio D'Antone e Yolanda Mattevi, due trentini rientrati all'aeroporto della Malpensa dal Nepal dopo il devastante terremoto di una settimana fa. Il loro cuore però è ancora lì a Lang Thang con Renzo Benedetti e Marco Poyer, gli altri due trentini sepolti dalla valanga provocata dal sisma. Una valanga di sassi. Un amico ha visto un sasso distinto, si è rifugiato dietro al sasso, non si è fatto niente. E invece un sasso mi ha travolta. Quei momenti non pensi, io pregavo, chiamavo, non so. Intanto il Trentino si sta mobilitando con una raccolta di fondi, sei le associazioni presenti sul posto con un intervento di carattere umanitario. Al momento, spiega però Luciano Rocchetti dell'assessorato alla solidarietà della provincia, non servono materiali o vestiario. In questo momento però non ci sono le condizioni né per mandare cose né per mandare persone. Quindi teniamo lì queste cose che verrà il momento per poterle utilizzare.